Ciao ragazzi e benvenuti al Parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, attenzione, attenzione, che andiamo a provare il re Bark River Bravo 2 in acciaio 3V. Ragazzi, un coltello che non potete assolutamente, ma assolutamente non venire a vedere insieme. Ragazzi, viaggia di brutto, pollicione segato ieri sera con l'LB1 mentre cucinavo. Ragazzi, ho cucinato, poi mi sono messo a pulire bene il filo, passandolo bene col mio pollicione invece che con lo straccetto, mi sono fatto un tagliettino, una stupidata, eh. Però ci ho messo il cerottone così non mi si infetta nel bosco con la terra, la segatura che esplode. Con il nostro Bravo 2, Bravo 2 ragazzi, spettacolo, che coltello ragazzi, oh. Fermi tutti, perché qua si cioppa, fermi tutti, roba di sto calibro, di sta grandezza ragazzi, ve la fa tranquillamente, non so se sono inquadrato, vediamo, roba di sta grandezza ragazzi, ve la mangia, è un proiettile. Veramente un proiettile, tantissima roba, mi piace un casino. In mano, con i guanti, è spettacolo. Non scivola, pensavo scivolasse, invece si è gommato bene, non scivola con l'accetto, ragazzi. Io ci metto due, tre dita senza guanti, due dita con i guanti, non ve lo scappa, non ve lo toglie nessuno. Lo prendete qua dietro, in questo modo, e lui viaggia come un bastardo, ragazzi. Mamma mia, se trita. L'unica cosa senza guanti, questo è a spigolo vivo, un pochettino vi rompe le palle. Però ragazzi, è un coltello esagerato, veramente spettacolare. Penso che ce ne sono pochi di coltelli così, veramente pochi. Ok ragazzi, andiamo a farci qualcosa di grossino, grossino ragazzi, grossino, un albero praticamente, è un albero, vediamo se va, roba d'accetta questa, ragazzi, senza senso. Boh.
ragazzi, cosa vi dico? Cosa vi dico, ragazzi? Cosa vi dico? Questo nel batoning fa paura. Questo spessore, ragazzi, appena entra e fa paura. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro. Questo era un albero, filo perfetto, ragazzi. Il coltello è uno spettacolo. Veramente uno spettacolo, ragazzi. Nel batoning fa paura, nel chopping viaggia bene, roba della sua misura, visto che non è un chopper, ragazzi. Però, oh, ragazzi, qui parliamo di numeri uno al mondo, non inventiamoci cose. Bark River è una bomba. Avevo sentito pareri discordanti sul fatto della misura, che essendo grande e pesante non è un chopper, non funziona bene con un chopper. Io sinceramente, ragazzi, non è un chopper, però quello che dovete choppare prendendolo dietro ci andate di brutto. La legna col suo spessore appena entra fa esplodere, avete visto il troncone, ragazzi, roba d'accetta, esploso. Ragazzi, per me, per adesso, coltello stratosferico. Ragazzi, cosa vi dico? Tra l'altro, all'inglese questo codolo lo pensavo più scomodo, in realtà è lungo, quindi non mi va proprio a dar fastidio. Si sente assolutamente, però rimane un po' fuori, non mi dà così fastidio. Ragazzi, qua abbiamo un tagliente da giù di testa, qua andiamo giù di testa col tagliente. Mamma mia, che roba, ragazzi, che roba! Coltelloni grossi, affilati spessi, perché se no si rompono, ragazzi. Che arrivano al filo spessi, intendevo, Qua arrivate giù, ragazzi, con una lametta da barba. Non scivola, è questo il problema di quegli affilati spessi, che poi scivolano sul legno. Scivolano di brutto, qua non scivola niente. Uè, ragazzi, lo zio Floriano a caccia di vampiri stanotte, trapiselli, ragazzi, non mi fate dire sta roba nel video, anche perché sono quattro. Ragazzi, a caccia di vampiri stanotte, sto coltello è micidiale, potentissimo, ragazzi, veramente potentissimo, gran coltello. Ragazzi, e sempre senza pollice in opposizione dietro, Mano con sta guardia sta da Dio. Voi volete vedere lo zio Floriano anche senza guanti, e facciamolo vedere anche senza guanti. Un cratere, ragazzi, non scappa, mi sta piacendo un casino in mano, ragazzi. La bombatura del manico, questa bombatura, mi sta piacendo un casino, me lo incolla in mano, ragazzi. Vado via con una goduria, una sicurezza nell'uso pazzesca. Tanta roba. Ragazzi, qui andiamo sul duro,
andiamo sul duro, ragazzi. Mamma se trita. Spettacolo, ragazzi, spettacolo. Mi sta piacendo un casino. È veramente... Ragazzi, fa paura. Fa veramente paura. Nettissimo, ragazzi, tagliente da paura. Questo non spacca, questo taglia. Taglia, ragazzi, taglia. Putrellone che taglia, incredibile. E invece, ragazzi, esistono e sono spettacolari. Ma ragazzi, ragazzi, beccatevi che riccioli, oh, che riccioli, una sberla, larga, ragazzi, spessore di binario del tram, ragazzi, un binario praticamente, una spranga d'acciaio, fa dei riccioli da giù di testa, veramente tanta roba, ragazzi, tanta roba, tanta roba, tanta roba, ragazzi. Mamma mia, che riccioli! Guardate qua che roba, oh! Poi c'è gente che dice che gli sprangoni non devono tagliare. Ragazzi, qua abbiamo uno spessore esagerato e un tagliente da paura. Qui si impara, ragazzi, qui si va a scuola, si va a scuola! Tanta roba! Coltello fenomenale, mi è piaciuto un casino, in mano una bomba, taglia da paura, un tagliente da sala operatoria su uno sprangone così... Dovete pestare, abbiamo pestato sul legno duro, non ha fatto una piega, niente di niente. Coltello esagerato, ragazzi, esagerato. Parliamo di un coltello spettacolare. A me sta piacendo tantissimo, ripeto, ho sentito pareri discordanti sul Bravo 2. A me ha fatto impazzire. Davvero tantissima roba, ragazzi, tantissima, tantissima roba. Vi faccio vedere i ricciolini, perché lo sprangone fa i ricciolini da Dio. Guardate che roba. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ragazzi, piccola parentesi, perché l'amico Flavio mi ha chiesto se gli facevo un piccolo video tutorial per fare ricciolini. Io non sono proprio bravissimo, però per quello che so ti posso dire. Allora, per iniziare a farli, secondo me, se prendete il tronchettino, lo fate bello fine e andate a lavorare sullo spigolo, secondo me è l'ideale per iniziare a capire come dosare la forza sul coltello, ok? Iniziate a vedere come il coltello si comporta sullo spigolo, è più facile che andare a lavorare sul pieno, diciamo, ok? Se avete già lo spigolino riuscite già ad andare giù belli fini, vedete? Quando iniziate a lavorare così capite come dosare il tagliente, perché tipo taglienti convessi come questo, che è molto molto affilato e penetra molto, bisogna saperli dosare, altrimenti vi inchiodate, ok? E iniziare a lavorare dallo spigolino vi aiuta parecchio. Un'altra cosa che vi dico, come vedete io mentre li faccio,
continuo a girare il legnetto. Per quale motivo? Perché quando vado a tagliare, ragazzi, quando vado a passare il coltello, cosa succede? Scusate che mi ammazzo una zanzara in faccia, ma mi stanno dilaniando. Quando vado a passare il coltello cosa fa praticamente? Adesso vediamo se riesco a farvelo capire. Quando vado così, no? Faccio il ricciolino, poi vedete che giro il legnetto. Ok? Ricciolo e poi continuo a girare. Per quale motivo? Vediamo se riesco a spiegarvelo. Vediamo se trovo un pezzo di legno per potervelo spiegare. Allora, quando praticamente passo il coltello e lui va a creare il ricciolino, ai lati di qua e di qua resta un altro spigolino, come lo spigolino di partenza che vi dicevo prima, ok? Quindi vado a passare il coltello, mi si crea lo spigolino qui e lo spigolino qui. Quindi quando poi ho fatto il ricciolino principale, girerò leggermente il mio legnetto e andrò a prendere l'altro spigolino. Si formerà il piatto anche qua e ogni piatto avrà i due lati lo spigolino. Quindi andando a fare la passata e poi lavorare di qua o di là, andate sempre a lavorare sullo spigolino che si crea, come se stesse lavorando praticamente sulla linea dello spigolo iniziale del legno che abbiamo trovato. Non so se è chiara sta cosa, ragazzi, però io andando a lavorare così i ricciolini più o meno li so fare, ripeto. Non è che sono un campionissimo, però qualcosa esce. Quindi l'importante è fare il ricciolino e poi girare il legnetto, perché così andate a prendere sempre lo spigolino che lasciate ai lati del taglio che fate, sia da un lato che dall'altro. Infatti, come vedete, io giro sempre il legnetto, ok, e vado a cercarmi lo spigolino che lascia il taglio precedente, ok? Vedete? Quindi anche se non sono un campionissimo e anche se ho in mano una tega, ragazzi, un binario del tram, faccio dei ricciolini discreti, perché vado a prendere lo spigolino che lascio dal taglio precedente. Flavio, spero che sia stato chiaro, perché più che altro sarebbe ad essere lì a fartelo vedere. All'amico Andrea mi ricordo ancora l'amico Andrea nei boschi, che facendoglielo vedere ha imparato in 2 secondi. Guardate cosa tiriamo fuori, ragazzi, guardate cosa tiriamo fuori, Flavio. Va che roba, poi ci devi fare pratica, però questa cosa di girare il pezzo utilizzando lo spigolino che lascia il taglio precedente, secondo me, ragazzi, è importante. Ragazzi, sono pieno di zanzare, non avete idea che massacro mi stanno facendo. È una cosa importante, almeno io ho imparato così e mi vengono discretamente bene. Quindi spero che sia stato utile, Flavio. Un abbraccione, un abbraccio grande grande, grazie mille ancora per tutto il sostegno che dai al canale, grazie, grazie, grazie. Ragazzi, vediamo se riusciamo ad accendere il fuoco. Allora, non abbiamo lo spigolo vivo, quindi il Firesteel lo faremo partire con il fondo del coltello, ragazzi, con il culo del coltello, con qua. Lo zio Floriano ha anche il pollicione massacrato, nel bosco è tutto umido. E in più non lo posso fare col dorso, ma devo farvelo con il culo del coltello. Quindi, ragazzi, facciamo dei tentativi, ma non vi garantisco nulla, eh? Non vi garantisco nulla. Ragazzi, niente da fare, lo zio Floriano non ce la fa, non ce la fa. Vediamo un attimino con la sua palettina, però avete visto che le scintille le fa, ragazzi, è che è proprio lo zio Floriano che non riesce a farlo partire, mi sa. Eccolo qua che è partito. Ragazzi, portatevi la palettina, se siete come lo zio Floriano, portatevi la palettina, ragazzi. Io non ci sono riuscito, voi sicuramente lo saprete fare meglio di me, quindi ci riuscite sicuramente. Ovviamente, ragazzi, non è che vi consumate mezzo Firesteel. Se vedete dopo 2, 3, 4, 10 colpi che non va, è inutile andare avanti. Ragazzi, a parte sta cosa che, ripeto, a me non è che tange tanto, tanto io la palettina ce l'ho sempre. Il coltello è spettacolare, è un mostro, ragazzi, penso che sia uno dei coltelli migliori mai provati, è veramente tantissima roba, mi è piaciuto tantissimo, coltello veramente spettacolare. Eccoci qui, ragazzi, appena tornati dal bosco con il nostro Bravo 2,
vediamo com'è andato. Ragazzi, aspetta, in puntina lì c'è qualcosina che prende dentro. Adesso andiamo a vedere. A parte il resto è rimasto un rasoio da barba, ragazzi, da barba. Solo qua davanti, a livello visivo, non c'è nulla. Diamo una stroppatina, semplice stroppatina, ragazzi. Vediamo come va, se no ovviamente andiamo giù di pietra. O magari è solo sporco, ragazzi, perché comunque è bello zozzo. Comunque abbiamo pestato su roba dura, abbiamo cioppato roba dura, ragazzi. Vediamo con un paio di stroppatine come andiamo. E andiamo a vedere come andiamo. Vabbè, ciao ragazzi. Ciao proprio. Ciao tutti. Punta, Ciao ragazzi. Ciao. Si era appannato. Stroppatina, è tornato rasoio da paura. Tra l'altro, ragazzi, non è neanche quello fine. Compound di Simone. Adesso ci butto giù una bella passatina con un Micron. Ma già è qualcosa di fenomenale, ragazzi. Fenomenale, mamma mia, ragazzi, che tagliente, spettacolo. Eccolo qui, mi verrebbe da dire il mostro, ma è troppo bello per essere appellato in questo modo. Ragazzi, fa paura da quanto è bello. Mamma mia, che pezzo, ragazzi. Che pezzo ho tra le mani, che pezzo, ragazzi. Bellissimo, Bark River Bravo 2 in CPM 3V. Ragazzi, è un coltello indescrivibile. Se avete l'occasione, costa un fucile anche lui, ragazzi. Però, rapportato ai prezzi che ci sono ultimamente, sinceramente, ragazzi, lo vedo in linea, e soprattutto in linea con i prezzi, ma con qualità decisamente superiori. Mamma che pezzo, partendo proprio dall'acciaio, ragazzi, è una spranga di 6 mm e 2 di acciaio 3V, CPM 3V, ragazzi, non scherziamo, non stiamo parlando dell'acciaio delle lattine, qua parliamo di 3V, è una spranga di 3V, quindi ha prestazioni, ha bellezza, ragazzi, ha storia, unicità del pezzo, quanto è bello prenderlo in mano, quanto vi trasmette. Secondo me, ragazzi, costa i suoi più o meno 400 euro, 380 euro, però, ragazzi, se la viaggia alla grande, se devo scegliere un coltello di sta dimensione a sto prezzo, ragazzi, qua non ho dubbi, questo è spettacolare, mi è piaciuto, una cifra da provare. Tra l'altro, ragazzi, voglio ringraziare chi ha sostenuto il canale ultimamente, ma permesso di permettermi questo Bravo 2, ragazzi, grazie mille, voglio ringraziarvi uno per uno. Beppe, Gio, Matteo, Mauro, Ale, Marco, Alessio, Massimo, Jacopo, Bruce, Simone, Andrea, Jacopo, Vittorio, Andrea, Tony, Danilo e Flavio. Ragazzi, ciao proprio. Tra l'altro, Flavio, come hai visto, nelle prove di taglio ti ho fatto anche le prove per i ricciolini, il piccolissimo, se vogliamo, tutorial, che poi, ragazzi, non sono un maestro a fare ricciolini, c'è chi li sa fare molto meglio di me. Io li faccio così, ti ho fatto vedere come li faccio, spero che si sia capito.
Ragazzi, vi ringrazio tutti veramente di cuore, io non so cosa dire, grazie mille, ho potuto permettermi questo pezzo, lo portiamo sul canale grazie a voi, quindi grazie, 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 grazie ancora. Ragazzi, veniamo al coltello, perché qui è una figata. Praticamente, ragazzi, la storia di sto coltello è che alla Bark River, detto proprio da Mike Stewart, sono arrivate diverse richieste di fare un coltello con le misure del K-Bar USMC, il 1217, ragazzi. Quindi volevano un coltello fatto da Bark River sulle stesse misure. E quindi la Bark River ha risposto con questo, ragazzi. L'USMC della Bark River. Porco mondo, che bello, ragazzi, che bello. Lunghezza lama praticamente identica, altezza lama quasi identica, ma ragazzi, le misure sono praticamente rispettate, bagliamo di qualche millimetrino. Ragazzi, ovviamente qui abbiamo una costruzione full tang su una spranga di 3V, ovviamente non da paragonare se non per misure al classico 1217, ragazzi, K-Bar USMC. Le misure sono quelle, la costruzione, i materiali e il godimento, ragazzi, è un'altra cosa. Ragazzi, vi do due misure. Coltello nella sua interezza misura 31 cm con 18 cm di lama, spettacolare. Spettacolare, ragazzi, 6,2 di spessore, costruzione full tang, manicatura in micarta, che questa volta, grazie a questa forma bella cicciotta a barilotto, in mano, ragazzi, non ho avuto la sensazione che scappasse. Questa cosa mi è piaciuta a livelli stratosferici, perché solitamente mi sentite sempre dire che mi scivola sulla manicatura di micarta così liscia. Invece, ragazzi, con questa forma a barilotto, che vi faccio vedere se va a fuoco, eccolo qua, non... eccolo qui. Ragazzi, questa manicatura in mano è uno spettacolo. Quando cioppate, ragazzi, mettete dentro le vostre ditine qua, prendete il coltello qua, esattamente qua, avete una leva incredibile, ragazzi, date giù di quelle pacche. Oh, abbiamo tritato, era duro, l'abbiamo tritato, ragazzi, mamma mia che godimento. Un pochino il codolino qua che a spigolo vivo mi ha dato un pochino di fastidio, visto che sono stato un somaro e non sono riuscito a accendere il fuoco col codolino. Sicuramente voi lo farete. Io non sono stato capace perché sono un somarello con il Firesteel. Io adesso gli do una bella levigata, quindi me lo faccio bello rotondo, e quindi quando vado a cioppare non mi rompe più le balle al ditino che sta dietro, ok? È l'unica cosa, l'unico difetto, tra virgolette, ma non è un difetto, che ho trovato questo coltello, perché è preso in arretrata, ragazzi, da delle botte pazzesche. Avevo sentito pareri discordanti in cui si diceva che il coltello comunque è troppo pesante e non è così efficiente nel chopping. Sinceramente, ragazzi, io l'ho trovato un mostro, delle botte da paura, ragazzi, ma da paura. Ma guardate che bello questo half convex. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, ciao proprio, ciao proprio, ciao proprio, ragazzi. Tagliente di casa, il micro bevel c'è di casa, ragazzi. Tagliente di casa, paura. Paura, 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 mamma mia. Parliamo di 3V, ragazzi, parliamo di una spranga di 3V praticamente indistruttibile nel lavoro, anche nei lavoretti di fino. La rampa per il pollice a qualcuno dà fastidio perché la prende dietro. Questa è da prendere così, ragazzi. Il pollice appoggia e spinge in questa direzione, capito? Cioè, è da prendere in questo modo, qua, qua. Qua io l'utilità non ce la trovo. Qua dietro, ragazzi, quando appoggiate qua e spingete con il pollice, avete il pollice che spinge in questa direzione, vi dona un controllo sul coltello incredibile. La rampa mi piace su sto coltello, ragazzi. Ricciolini da paura sul legno. Non scivola, non scivola, ragazzi, perché, come dice il nostro Mike Stewart, ragazzi, alla fine abbiamo un tagliente affilato a rasoio che arriva al filo il giusto, ragazzi, non è spesso, ma essendo in 3V permette di avere un'ottima capacità di taglio e un'ottima resistenza agli impatti, cosa che altri acciai non riescono a fare. Vi spiego sta cosa, ragazzi, perché poi non ci capiamo. Allora, se io prendo il fogliettino, ragazzi, e lo taglio, ok, è affilato laser, ma la prova del fogliettino, come vi ho già detto in diversi video, ragazzi, non serve una cippa,
perché pure un'accetta può essere affilata a rasoio, quindi tagliare esattamente come il nostro Bark River. Quello che importa, ragazzi, è, intanto l'ho sporcato, ok, eccolo qua, voglio pulirlo per renderlo bellissimo. Ragazzi, quello che cambia è lo spessore al filo, ok? Quanto arriva giù spesso al filo il coltello. Visto che qui parliamo di CPM 3V, ragazzi, uno secondo me degli acciai migliori per adesso per il bosco a livello di uso generale, quindi taglio e impatto, si sono permesse di andare giù quel fino giusto che permetta un'ottima resistenza ai colpi, abbiamo spaccato roba dura di brutto, e che permetta di avere un controllo nel taglio, una penetrazione e soprattutto il fatto di non scivolare, che ragazzi rende il coltello polivalente a 360 gradi, perché molti coltelli, ragazzi, che magari vi fanno la carta, vi fanno vedere, faccio la carta, taglia. No, non è che se fa la carta taglia, taglia la carta. Bisogna vedere come lavora, e questa cosa la capite dallo spessore al filo, come arriva al filo il coltello. Un 3V lo puoi portare al filo di uno spessore giusto, una via di mezzo, un compromesso eccellente per avere un filo robusto che non si pieghi, che non cippi, che non si rompa, e un filo altrettanto tagliente, ma non sulla carta, sui materiali, sul legno, nei lavoretti, non scivola il coltello. Questa cosa è da capire quando fate i ricciolini, quando fate le punte, quando tagliate, quando usate il coltello per tagliare, il coltello entra nel legno, lo aggrappa, non scivola. Se avete un coltello che fa la carta rasoio, ma poi quando andate sul legno scivola, è perché, ragazzi, usando acciai non performanti come il 3V, si deve per forza di cose scendere al filo con lo spessore al filo più spesso. Se scendi al filo con lo spessore al filo spesso, il coltello scivolerà, anche se ti fa la carta rasoio. Sta cosa, ragazzi, c'è un video apposta, andate a vedervelo, sullo spessore al filo. Questa cosa è da capire, se vi fa il fogliettino di carta, non è detto che lavori sul legno. Anche le accette si possono affilare a rasoio. Ok? Non è detto che non scivolano sul legno, ragazzi. L'accetta è spessa così al filo, ok? Eppure taglia a rasoio. Quindi non confondiamo le cose. Non vi faccio vedere la carta. Allora, la carta, fra la carta, è la rifinitura del tagliente. Mi piace farvi vedere che taglia la carta, perché a me piace rifinire il tagliente, questo è di fabbrica ovviamente, però quando vado nel bosco, torno, se non è a rasoio, io lo porto a rasoio perché mi piace rifinire il tagliente, la finitura del tagliente praticamente. Ma il fatto che fa la carta non è significativo che il coltello funzioni poi sul legno. Lo dovete provare sto coltello, basta vedere sto YouTube, cazzo, spegnete sto YouTube! Spegnete sto YouTube, iniziate a provare i coltelli, iniziate a capire cosa dite o cosa sentite dire, perché sennò vi pigliano per il culo. Ragazzi, è importante sta cosa. Detto questo, questo è un coltello esagerato, abbiamo anche il suo foderino in cuoio, io gli ho già messo l'olio, ragazzi, è più chiaro di suo. Coltello dentro, ragazzi, mamma mia, questo in cintura è una bomba. È una bomba, ragazzi, è una bomba. Passaggio così, orizzontale, sta roba non penso che la portate. Ragazzi, un fascino indescrivibile, un coltello pazzesco, in mano è spettacolare, al fianco non lo sentite, dentro ci sta da Dio, ragazzi, mamma mia, Bark River spara fuori un pezzo, ragazzi, ovviamente un pezzo, non è che l'ha sparato fuori adesso. Il buon Floriano, il buon zio Floriano lo prova adesso, e questo Bark River, ragazzi, schizza ai primi posti. A me è piaciuto, poi per i personali, a me è piaciuto molto di più del Top Recon che avevamo provato. Quindi c'è la recensione, avevo provato con Stefano, con Blex. Ragazzi, a me questo è piaciuto molto di più, lo ritengo molto più robusto, molto più bello esteticamente, mi fa impazzire, è bellissimo, ragazzi, è veramente bellissimo. Avete un peso di 425 grammi, è uno sprangone, provate a rompere sto coltello. Ragazzi, nel taglio viaggia di brutto, in mano uno spettacolo, all'inglese con la manicatura lunga, questo non va a rompermi proprio le palle. Lo sento, ma non così da rompere le palle, perché è lungo, vedete, non va lì dove mi rompe le palle di solito. Perciò, ragazzi, anche all'inglese se la cava bene, poi con un tagliente così che non scivola, ripeto, ragazzi, ci andate veramente di lusso, ci andate di lusso. Se avete la possibilità provatelo, perché, ragazzi, a livello di soldi, adesso si è più o meno livellato tutto, ragazzi, 378 euro, una spranga di 3V. Affilata da paura, ragazzi, affilata da paura, un half convex affilato da paura, una storia dietro il logo, ragazzi, io vi consiglierei assolutamente, assolutamente questo Bravo 2. Andiamo alle conclusioni finali.
Bark River Bravo 2 in acciaio 3V. Ragazzi, che coltello, superlativo, il re, ragazzi, mi è piaciuto da paura, uno dei migliori coltelli mai provati. Ragazzi, è spettacolare, manicatura classica micarta lucida di Bark River, che però grazie all'ergonomia cicciotta della manicatura è una bomba, in mano non scivola, con senza guanti, ragazzi, nei denti non scivola, è uno spettacolo, ragazzi, un coltello esagerato, non è un chopper, un chopperone, però se lo prendete dietro, ragazzi, tirate giù di quelle vergate, fa saltare via i blocchi di legno, spettacolare, affilato a rasoio, ragazzi, basta con questa cosa che i putrelloni non devono tagliare, perché poi il problema non è che non tagliano, non fanno i peli o non fanno la carta, il problema è che scivolano sul legno. I fili belli così, ragazzi, belli fini, resistenti, in super acciaio 3V, ragazzi, da godere, da godere. Nel buttoning non ve lo dico neanche, esplode tutto, quindi non serve dirvelo. Unica nota negativa per me: non sono riuscito a accendere il fuoco con il culo del coltello, ma voi sarete sicuramente più bravi. Ragazzi, coltello che secondo me, per la cifra a cui viene venduto, che è alta, ragazzi, è alta, vi offre veramente una potenza inaudita, secondo me, per la cifra, paragonato ovviamente al range, ragazzi, della cifra del coltello, quindi intorno ai 400 euro, secondo me questo coltello, ragazzi, non si batte, non si batte, almeno a giudizio personale, per me è veramente straordinario. Ragazzi, dal Bark River Bravo 2 in acciaio 3V, dal Parchetto del Tagliagole, tutto, buona giornata e ciao!